Noi abbiamo con noi Simona Mannucci, autrice del libro Sono nata dal piombo. Ciao Simona. Ciao, buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Allora, Simona ha scritto un bellissimo romanzo che ha come protagonista Anna, che nell'arco della storia, ovviamente non sveliamo finali, non facciamo spoiler, emigrerà in America. Quindi se ci potete un attimo raccontare di Anna. Sì, allora in realtà non è lei che emigra, ma il suo grande amore che conosce a Gaeta, dove è ambientato il romanzo. Siamo nell'immediato dopoguerra, quindi un periodo bellissimo, pieno di opportunità, di speranze e pieno anche di occasioni per andare a cercare fortuna al di là dell'oceano. E quindi in questa situazione l'amore tra Anna e Augusto, il suo compagno, si interrompe. Loro credono temporaneamente perché lui affronterà questo viaggio per approdare a New York negli Stati Uniti, appunto, e da qui poi si dipana un po' la storia che chiaramente ha dei risvolti non sempre positivi per la crescita della loro relazione. Del romanzo è proprio il cosiddetto sogno americano, no? Quindi la voglia di fare fortuna e di cambiare, ma anche quello di un dolore, no? Di lasciare le proprie cose e le proprie cose care. Questo è uno dei temi che c'è nel romanzo. Allora sì, in realtà io ho preso spunto nello scrivere di questa storia proprio dai racconti ascoltati da bambina, da anche familiari. C'è tutta una generazione che appartiene a quella dei miei nonni che è emigrata nel nord degli Stati Uniti, quindi questi racconti che mi sono stati tramandati anche dalle loro occasionali visite in Italia chiaramente si sono sedimentate dentro di me, quindi in qualche modo ho voluto fissarle nella memoria delle parole che mi ricordano un po' la sofferenza anche. E perché chiaramente il distacco dalla famiglia d'origine è un distacco che, almeno per quello che io ho potuto constatare con i miei familiari, è stato sempre vissuto con una grande sofferenza. Quindi sì, c'è il distacco sociale, economico, sicuramente la vita in America è stata più esaltante sotto certi punti di vista, però il prezzo che è stato pagato è stato anche enorme in termini affettivi. E poi c'è una cosa, Simona, se ho tempo di vai, certo. È una cosa molto simpatica che, considerato che il tema della trasmissione è la letteratura, ricordamelo un attimo, scusami. Sì, la cultura, la letteratura italiana nel mondo. Nel mondo. Allora c'è questa cosa che io ricordo, ero bambina quando tornavano i parenti dagli Stati Uniti, dunque loro erano partiti molto giovani, quindi quasi ragazzi, insomma erano tempi in cui nei piccoli borghi si parlava ancora un dialetto molto stretto. Dopo qualche anno di permanenza lì negli Stati Uniti tornavano e parlavano in questa maniera così curiosa, così bizzarra, un misto tra lo slang inglese americano e il dialetto gaetano, e ti dico che mi ricordo che mi porto dietro con grande affetto, grande tenerezza, perché ascoltarli era un piacere immenso. E si avvertiva proprio il bisogno anche di mantenere, quindi di imparare sì l'inglese, perché poi loro frequentavano comunque delle scuole, perché era necessario
imparare a parlare quasi correttamente la lingua inglese, però mantenevano sempre questa cadenza dialettale, queste parole che oscillavano tra il dialetto gaetano e l'americano. Ecco. E uno degli aspetti secondo me interessanti è questo legame tra Gaeta e America, che effettivamente al di là dell'episodio di fiction è un legame che esiste sia per la quantità di persone che sono emigrate, ma anche ad esempio se pensiamo all'oggi alla base NATO che c'è ancora a Gaeta. È di fatto quindi un legame che è rimasto, Simona? Sì, è un legame che è rimasto soprattutto da quello che io percepisco rispetto a chi parte, a chi va lì, a chi si allontana dalla terra natia, in questo caso da Gaeta, si sta parlando di Gaeta, ed è una nostalgia che rimane intatta nel tempo. Non è raro, ed è capitato nella mia famiglia, che tante persone che hanno vissuto un'intera vita lì negli Stati Uniti, hanno avuto figli, nipoti, eccetera, abbiano scelto, lo dico con tanta tenerezza, abbiano scelto di venire a morire in Italia, dove sono nati, quindi nell'età della vecchiaia hanno... sono tornati a casa, perché il desiderio è comunque quello di ritornare alla terra da cui sono partiti. Quindi sì, il legame è assolutamente forte persistente. Come si capisce anche già dalla copertina del libro, se non l'avete letto ovviamente noi ve lo consigliamo, c'è una grande metafora del mare, no? Che unisce e divide. Sì, e divide, sì, sì. La dicotomia del mare in questo romanzo è una presenza che è compagna o nemica a seconda delle circostanze, e devo dire che è tutto, cioè è stato un filo conduttore, una colonna portante di tutta la narrazione, perché si comincia con la descrizione della bellezza del nostro mare, che insomma è inutile stare qui a declinare, perché lo sappiamo tutti quanto è bella la nostra costa, il nostro golfo, ed è poi anche il rovescio della medaglia, cioè che il mare che in qualche modo metterà una distanza, impedirà ad una storia d'amore di crescere, di andare avanti, di essere coronata dal matrimonio, ecco, dall'unione, cioè non facciamo spoiler, sì, perché altrimenti poi si perde anche la bellezza della storia, insomma. Un'ultima domanda volevo fartela sulle donne, no? Perché è di fatto un romanzo femminile, però è una storia comune a molte donne, anche oggi, no? Il fatto di essere lontano dal proprio uomo, che parte spesso per motivi di lavoro e che devono essere forti come il piombo, è un grande tema nel tuo romanzo. Sì, direi che oggi la donna comunque è più preparata rispetto al passato. Mm-hmm. Prima per una donna il matrimonio, l'unione, la famiglia costituiva un po' il coronamento dei suoi sogni, no? Del suo bisogno di realizzarsi e di trovare un posto nel mondo. Cose fortunatamente sono studiate, lo dico con grande senso, perché le donne oggi hanno non solo la famiglia, non solo l'amore, ma chiaramente hanno anche il desiderio di trovare un posto nella società dal punto di vista lavorativo. Quindi sostanzialmente sì, i legami sono difficoltosi, possono essere resi difficoltosi dalla lontananza, però forse l'approccio che le donne oggi hanno è diverso rispetto a quello che avevano le donne 50 anni fa, quindi a parte che insomma incontrarsi oggi non è come lo era 50 anni fa, insomma siamo molto più mobili, molto più smart negli spostamenti, quindi è anche più facile tenere in piedi le relazioni. Ecco,
50 anni fa questo era più difficile, poi insomma lo racconto anche nella storia, un semplice contrattempo, una semplice casualità 50 anni fa poteva fare la differenza tra lo stare insieme e perdersi per sempre. Oggi no, oggi siamo eternamente connessi.